teste di cazzo, siamo qui con Elite Dungeonhouse. Non ve lo spiego, ve lo spiegherò più avanti, perché adesso non ho tempo. Devo parlare del fenomeno del messia che è nato, che si chiama YouTube fa cagare. Questo soggetto che sta sputtanando la community italiana, che fa cagare la merda. Però io ci ho pensato e ho detto: qua c'è qualcosa che puzza. Questo tizio mi puzza di merda. Perché voi all'apparenza potrete dire: ma come? Uno che dice le stesse cose che dicevi tu da 5 anni non lo difendi? No! No, non lo difendo! Perché questo qua puzza di merda! Cioè proprio tanfa, no? Si sente proprio la puzza di merda. Perché voi siete dei coglioni, questo è appurato, no? Voi siete scientificamente delle teste di cazzo, rotti in culo e figli di puttana. Questo è, non lo dico io, questo è stato appurato dalla società di studi, dall'università degli studi di Roma, che ha fatto un test su di voi e ha capito che voi siete dei coglioni. Questo è proprio praticamente la base, no? Quindi è scientificamente provato. E allora mi sono detto: andiamo a vedere sto canale. L'ho analizzato e sentivo proprio la puzza di merda. Perché? Adesso vi vado a spiegare. Questo canale, no? Nato da poco, dopo 4 video aveva già un sacco di visualizzazioni. Vabbè, dici, può succedere, fai delle cose proprio iperspaziali, può succedere. Però dov'è che cade questo canale? Cade sui like. I like sono troppi. Sono 25.000, 30.000, sono veramente troppi per un canale aperto da poco e con pochissimi video, quindi è impossibile che quel canale abbia fatto tutti quegli iscritti, quelle visualizzazioni e quei mi piace in così poco tempo. Io sono su YouTube dal 2010, quindi un minimo me ne intendo, se permettete, e vi posso assicurare, mi gioco i coglioni, li metto in diretta live sulla graticola col fuoco acceso, se mi sbaglio, me li metto sul fuoco i coglioni, se mi sbaglio. Cioè, voi ditemi come fa un canale a fare quelle visualizzazioni, quei like e quei cosi senza essere sponsorizzato. Ho visto alcuni youtuber che dicevano che usava i bot. Io non credo che usi i bot, perché i bot praticamente YouTube li sgama subito, non è un coglione YouTube, quindi li becca subito e il canale sarebbe chiuso. Però io penso che sia sponsorizzato. Questo canale, secondo me, c'è dietro qualcuno che lo sta sponsorizzando, capisci? Un po' come il vecchio caro Francesco Sole, che doveva essere nato per caso, si è fatto da solo e poi l'hanno sputtanato e poi si è scoperto che dietro c'era Facchinetti e c'era Selvaggia e tutte quelle stronzate lì, e quindi dopo è stato sputtanato e è dovuto sparire, perché ovviamente come fai a rimanere su YouTube dopo che ti sei sputtanato in quella maniera? Ora io ti devo fare 3 domande, YouTube fa cagare, perché tu sai che io so. Tu lo sai che non sono un coglione come quelli che ti guardano. Tu sai che io so. Ti devo fare 3 domande. Se hai i coglioni, rispondi a queste 3 domande in un video. Se hai i coglioni. Poi dopo ne parliamo. Ne riparliamo, dipende dalle tue risposte. Allora, ecco le 3 domande a cui devi rispondere. Prendi un foglio, la penna, e te ne scrivi e mi fai un video dedicato, visto che hai tempo di fare video di merda su stronzate. Devi farmi un video con queste 3 risposte. Però voglio risposte sincere, non devono essere stronzate, perché le stronzate te le puoi pure tenere e ficcare nel culo, come quegli stronzi che prendi per il culo. Le 3 domande sono queste. Prima, chi c'è dietro il canale? C'è un semplice ragazzo oppure c'è qualcuno della televisione, dell'ente radiofonico che vuole sputtanare gli youtuber di merda che guadagnano migliaia di euro non facendo un cazzo e rompendo le palle alla gente? Questo mi devi spiegare. Questa è una domanda che devi essere sincero però nel rispondermi. C'è dietro qualcuno? Tu stai lavorando per un ente per cui stai facendo questo test, questo progetto, che può essere la radio, la televisione o qualcun altro del settore, oppure sei un semplice ragazzo così fatto da solo che si è rotto le palle? Perché
Cerca di capire, la community è formata da coglioni e ritardati di merda. Questo è ovvio, no? Anche questo è appurato scientificamente che la community fa schifo la merda. È piena di gente con il tumore al cervello, quindi non si può svegliare da un giorno all'altro e dire cazzo, ma io sto guardando merda fino ad oggi, cambiamo rotta e andiamo ad aiutare YouTube fa cagare. Questo è impossibile, questo è impossibile, te lo garantisco. E quindi l'altra cosa che mi viene in mente è che tu dietro ci sia qualcosa dietro questo canale e che non ci sia un semplice ragazzo, ma c'è qualcuno che sta manovrando per arrivare chissà dove. Questo non lo so. Questa è la prima cosa che mi devi dire. Chi c'è dietro il canale? Cioè questa voce che si sente, di chi è? Di un ragazzo normale o di uno che sta lavorando per una televisione o una radio? Bene, questa è la prima. Seconda domanda. Questa è quella che mi ha fatto dubitare della tua cosa, di quello che stai facendo, della tua missione, tra virgolette. La domanda è questa: come mai i video sulla gente che sputtani non ti vengono segnalati? Ora, tu lo sai, no? Questa cosa me la devi spiegare. Perché? I coglioni che sputtani, che io per primo dico che sono dei coglioni teste di cazzo, sono da segnalazione facile, perché tu prendi praticamente interi spezzoni di altri video e li metti nel tuo video. Quindi questo ovviamente basterebbe una segnalazione per farti sparire praticamente una decina di video che hai. Perché la gente che tu sputtani non segnala i video? Questa me la devi spiegare, perché io ho visto alcuni video dove c'è volti di gente praticamente che prendi per il culo e questi qua non fanno niente. È incredibile, non è possibile. Questa è una cosa impossibile, soprattutto visti i numeri, perché ovviamente su YouTube la gelosia è enorme, quindi se uno vede che con il suo volto quell'altro fa un sacco di soldi, ti sputtana in tempo zero e ti segnala. Perché, ora spiegami, non ti vengono segnalati i video? Perché? Questo me lo devi spiegare. Ah, questa me la devi spiegare, perché vedi, io al contrario di quelli che ti seguono, non sono un coglione, io so, tu sai che io so di sapere, quindi perché non te li segnalano? Questa è la seconda domanda. Terza domanda, chi ti sta sponsorizzando? Non voglio sapere la prima, chi c'è dietro, ma chi ti sta sponsorizzando e pagando i video? Perché quei numeri, come ti ho già detto, visualizzazioni, like, soprattutto i like, sono troppi per un canale con pochi video così. Sono pochi! Sono andato a vedere per curiosità di quanti iscritti salivi e ho notato che sali addirittura più velocemente di FaviJ e CiccioGamer89. Ancora più veloce! E tu ammetti che è una cosa strana! È una cosa pazzesca, non è possibile. Cioè, le due entità di YouTube che fanno più iscritti in questo momento e sono praticamente sulla cresta dell'onda, tra virgolette, cresta dell'onda, perché YouTube, se vabbè, lasciamo stare, fanno meno iscritti al minuto di te. Non è possibile, tu hai 10 video, quanti ne hai? 8, 10, quello che hai. Non è possibile, non è possibile che tu fai 30.000 like con 160 iscritti, 160.000 iscritti. Non è possibile, non è possibile. Quindi queste sono le tre domande. Te le ripeto, che magari non ti arriva nel cervello. La prima, chi c'è dietro il canale? Voglio sapere chi sei, non nome e cognome ovviamente, ma se sei una persona così, un ragazzo normale che si è rotto i coglioni, oppure se c'è dietro qualcuno della televisione, della radio, eccetera eccetera. Quando risponderai a questa domanda, tu sappi che io so. Tu basta che ti, tu non ti preoccupare, tu rispondi, sappi però che io so, tu sai che io so. A posto. Seconda domanda: come mai nessuno ti segnala i video, visto che prendi interi spezzoni col volto, la faccia, copiati, proprio tutto, li massacri? Mi devi spiegare come mai non hai già chiuso il canale, visto che tutte le segnalazioni che questi farebbero in maniera normale, con qualsiasi altro video, non ti vengono fatte. Come mai nessuno ti segnala? Terza domanda,
chi ti sta sponsorizzando, cioè chi ti paga i video, perché quei video non possono essere visti così tanto se hai pochissimi iscritti e hai appena aperto il canale. C'è qualcuno dietro che ti sponsorizza. Adesso non so se ti sponsorizza su Facebook, su Instagram, c'è qualcuno dietro che ti paga la pubblicità nei video, capisci? Per mettere i video e farli vedere a più persone. Perché al di là di tutto il passaparola che tu vuoi fingere che ci sia stato questo passaparola, non esiste 30.000 like in un passaparola, capisci? Non esiste! O fai un video virale della Madonna che fa una milionata, 2 milioni, allora lì magari 30.000 like ci stanno, ma così non esiste. 25.000, 30.000 like vengono solo sotto pagamento, sotto sponsorizzazione. Tu sai che io so, non c'è bisogno di aggiungere niente. Ora, queste tre domande mi devi rispondere. Se hai i coglioni, e questo video lo dovete far vedere a YouTube fa cagare, lo segnalate a YouTube fa cagare, se hai i coglioni, e io sono dalla tua parte, perché io faccio da 5 anni quello che tu stai facendo, mi devi rispondere. Chi c'è dietro il canale, perché non ti segnalano, e chi ti sta sponsorizzando. Quando risponderai a queste tre domande, ricordati che io so. Non c'è bisogno di aggiungere altro, quindi evita di fingere, di dire stronzate, perché io so. Tu lo sai che io so, sono da 5 anni su YouTube, ho informatori da qui fino al Nebraska. Non ti preoccupare, che io so tutto, so già quello che stai facendo, però se hai i coglioni mi devi rispondere a queste tre domande. Se sarai sincero, io mi schiererò dalla tua parte e... perché ho sempre fatto quello che ho fatto, tu lo sai. Se mi seguivi, penso che almeno una volta per sbaglio mi avrai visto tutti i video che ho fatto contro questa community tumorale. Se hai i coglioni di rispondermi sinceramente, allora ci sentiamo, mi contatti su Facebook, ne parliamo e poi si può fare qualcosa. Però mi devi rispondere a queste tre domande. Queste tre domande voglio una risposta sincera. Ricordati che io so. Punto. Quindi se mi dici una stronzata io ti becco subito, perché io so. Ora, detto questo, voglio capire dove vuoi arrivare anche. Se non me lo vuoi dire a video, me lo spieghi in privato. Però mi devi dire dove vuoi arrivare, perché se, te lo dico subito, guarda, se tenti di salvare questa community di merda, hai già fallito in partenza. Io ci sono 5 anni che ci provo, non è mai cambiato nulla, anzi è peggiorato. La cosa è peggiorata! Cioè, capito? È andata avanti, è peggiorata. Quindi se tu pensi di salvare qualcuno, di fare qualcosa, non lo fare! Perché sbagli tutto, adesso ti metteranno il like. Domani si dimenticano tutti di quello che hai fatto e andranno sotto il video dell'ultimo tumore che ha abortito e metteranno like, mi piace, condivideranno la solita merda, il solito scherzo finto, le solite cagate, le tette fuori, miniature con le tette fuori che non vengono segnalate. Io ho visto dei video che ci sono le miniature di tette coi capezzoli duri che non vengono segnalati. Video da 1 milione. Perché? Perché sono sponsorizzati, capito? Ora rispondimi a queste tre domande con un video. Con un video, perché tutti devono sapere. Se tu vuoi fare il paladino della giustizia, tutti devono sapere chi ti sta sponsorizzando, chi c'è dietro e ovviamente perché nessuno ti segnala i video, visto che hai messo i volti delle persone che citi e sputtani. Se tu mi spieghi queste tre cose, io mi schiero dalla tua parte e ti giuro, cambiamo YouTube. Però mi devi rispondere sinceramente a queste tre domande. Mandate il video a questo YouTube fa cagare, poi avrete altre notizie in futuro quando si evolveranno le cose. Ora andate a fare in culo che vado a scoparmi vostra sorella, perché poverina è bagnata fradicia. Addio!